Allora, adesso facciamo conoscere una bella cosa a Stefano, Stefano? che credo che forse già lo conosci. È Sì, che lo conosco, raga. tipo l'idolo tuo, immagino. No, ma cioè, sbrocca sempre, È il sta più sempre. forte di tutti. Non sa fa un cazzo, lui dice, però poi è il più genio del mondo. Incazza di Dai, tutto. metti il cornio più Adesso casio più vi amica. facciamo conoscere MVV Blog. Sì. Comunque 146.000. Io From Pisa. From sono iscritto, ma non sono sempre pochi, eh. Pisa. Dai, metti i Korg più amica che ci potrebbe regalare Questo un'emozione. signore, vi dico prima chi è perché se no non capite. Certo. Poi faremo la reaction di quel video lì Eh particolare. sì. Praticamente lui, questo qui che stiamo per andare a vedere e conoscere, è di Poi è leggermente toscano lui. Pisa. Lui è di Pisa. Allora, questo signore qui, MVV Blog, Marco Vannucci, Non lo so. una cosa del genere, è un animatore 3D, tutto quello che è programmazione, tutto quello che è, e lui fece varie spot pubblicitari C'è per Nintendo. Nintendo, per cose, e quindi faceva le animazioni 3D, Ecco, qui già c'è un ecco. Pisa merda. No, 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 non No, si può no, dire, Pisa no, merda, no, 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 ci no. Non ci sono questi dissociamo. Non campanilismi, no? andava Cioè, è neanche come se io eletto. adesso Lazio. Lazio, merda. Esatto, No, quindi. ritornando a MVM, questo è un È genio. MVV Questo Blog. è un genio, Che noi psicopatia. inviteremo, speriamo che Ma venga. speriamo, ma io lo voglio Anche come abbracciare. per Skype, per Esatto, io lo voglio Discord. proprio abbracciare. Allora, in questa puntata lui fa un Korg più Casio più Amiga 2000. Bellissimo. Come fare musica in casa negli anni 80-90. 90, Quindi, cioè tutto MIDI, perché allora, con vi l'Amiga premetto. 2000 solo MIDI ci potevi Esatto, poi fare. vi premetto che lui ha un canale che si chiama MVV Blog Music, dove Sì. fa tutte le canzoni sue. Stiamo perdendo Steve. Aspetta, chiamo i C'ho genitori. un tintigarello. Ecco, vuoi Eccola. bere? Vuoi Niente, bere, no, voglio fare tampone. no? Devi programmare una tastiera No, no! musicale degli anni Sbagliate. Ottanta per collegarla a un computer degli Poi anni Ottanta. guardate, se vi ricordate, no? Chi come noi è anziano, ha vissuto gli anni 80, 90 della TV, soprattutto dei Mediaset, questi movimenti camere giri, 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 sono tutti quelli dei Vero, giocattoli, delle cose. è vero, è vero. Tramite un Vedete? impianto audio degli anni Questa Ottanta c'ha per la restaurare la sigla di un Non programma credo sia televisivo quella. degli Come anni no? Ottanta. Cioè i Ecco, tastini è qua, quello che farò in questo tastini. Allora, video. quella meglio. No, se è quella, quella MVV peggio. Blog. Marco Valleggi, eh. Marco Valleggi. Già ride. Aiuto, non ci passo, Quello è non ci un wave passo. station, mi sa. Ah! Allora, questo qua è il suo bunker. Ok. Sì, Il guarda, sogno di a lui Stefano, solo una cosa, gli manca la bestemmia. questo. No, 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 bestemmia, bestemmia. No, no, no. Ma Vabbè, la no. copre, No, la copre. no, bestemmia, ha fatto pure la musichetta. Ah, ok, no, no, perché io No, non. no, 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 Nei bestemmia, video che ho bestemmia. visto, purtroppo mancava questa No, no, no. componente Vai, 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 fondamentale. andiamo, Ah! andiamo. Ciao, Aspetta, che la bentornati wave nel bunker di station, MVV credo. Blog. Come si faceva la Ah, musica a cavallo tra gli anni T3, T3. 80 e Cos'è più 90? nuovo questo? Boh, No, chi lo più sa, vecchia. ne so più o meno quanto voi, tranne che in quel periodo io esistevo già e iniziavo a strimpellare sulla tastiera. Ve ne fregherà il giusto, comunque io quando andavo a scuola avevo. Perché c'è un binocolo sul treppiedi? E una finestra chiusa? Non lo voglio sapere. Devo Perché essere davanti sincero, c'è non lo voglio la vicina sapere. di casa. La vicina Non di lo voglio casa che sapere. se Che si si sfogliava. Ma No, non fare gesti. Manda questo se video. dobbiamo andare a detto, lo faccio io. No, No, da no, ci mandano. Cristo. Che schifo. La Korg M1 e la. Questa ce l'abbiamo di là. C'è Questa sì. la M1, Vivo sì, collegata la con T3 T3.2000 e ci iniziavo a Amiga strimpellare. 2000. Mamma Minchia, guarda un mia. video di Madonna. Ma scusa, Amiga 2000 non era Io solo ci ho giocare? avuto solo l'Amiga 1000. No, Io c'era avevo Amiga l'Amiga 2000 che si 500. usava, si era addirittura Amiga 2000 e Atari Falcon si usavano per fare MIDI, Però era per programmare MIDI. tipo un'invenzione, non è che erano uscite per giocare No, 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 erano questi, erano personal quelle. No, computer. per personal Ah, computer. ok. Dare un po' di musica, Perché utilizzare. io c'era Amiga 500, Io avevo io Amiga 1000, c'avevo 500 con l'espansione a 1000. c'avevo la Che era 500 1000 praticamente con i lui. floppy. Come io c'avevo il Commodore Che 64 poi con era la l'espansione a tastiera che attaccavi al 128. televisore, Sì, era tutto attaccato al televisore e c'erano i no? floppy. Voi Da che 3 e cazzo ne sapete mezzo. voi? Quindi Quindi là ci abbiamo due Commodore 64, l'amica se ti faceva da ricordi. computer, chiede, Belli, sì, cagata.
Era, diciamo, prima dei computer, praticamente. Erano, allora, praticamente la Commodore all'epoca fece uscire dei computer che erano concorrenti sia dei Mac, sì, che degli IBM PC, perché in realtà i personal computer sono il personal computer PC è un marchio di IBM. Esatto. Tutti gli altri sono computer, anche il Mac è un computer, quindi il Commodore era un computer per la casa e ha fatto uscire una serie di modelli, è uscito prima col VIC-20, esatto, poi è uscito col 16, 64, Commodore 128. 16, 64, io il 64 128. Ho giocato. Poi c'ha avuto l'Amiga 500, esatto, l'Amiga 1000, Amico 2000, Amiga 2000. Che è questa. Poi c'era anche un modello che ormai aveva fallito, non uscì mai, e presero il marchio, lo fece, cioè tipo un'Amiga 3000, una cosa bellissimo del genere. E scusa, io che ci ho avuto l'Olivetti Protest? Quello era un PC. Il italiano, primo PC italiano che poi è stato tipo, sì, si, chiamava, stato inventato si loro, chiamavano sì. PC IBM compatibile. Gli Olivetti erano IBM compatibile, perché il PC era tipo marchio che non, cioè come Mac, infatti era fighissimo, no? Quindi PC è un marchio. Comunque all'epoca chi faceva musica professionale, già all'epoca, già negli anni 80, c'aveva il Mac. È vero, c'aveva il Mac. Sì, sì, beh, oddio, anni 80, guarda, ti posso dire che per esperienza si usava tantissimo l'Amiga e l'Atari Falcon. Sì. Cioè ci si facevano proprio i dischi, però tendenzialmente che cosa facevano? Tu avevi questa risorsa fantastica del MIDI, dove tendenzialmente tu registravi la suonata, perché il MIDI non è né altro né tanto che dare il comando al dai il comando alla tastiera, no? Gli dici mi suoni queste note qui, questo tempo, con questo suono, e la cosa fantastica è che potevi intervenire in qualsiasi momento, non ti piaceva più, cambiavi una nota dell'accordo, le cose, sì. Ed era una rivoluzione, perché altrimenti il pianista o il tastierista dovevano suonare quello che doveva. Ma se voi vedete dei vecchi video live, adesso mi viene in mente Level 42, per esempio, no? Che il tastierista era bello cazzuto. Lui c'aveva davanti due o tre tastiere, poi di fianco c'aveva 10 rack, tutti comandati da un cazzo di computer oppure da un lettore MIDI, che era sempre un racchetto con dentro il dischetto, ok? Il dischetto quello che vediamo qua sull'Amiga. Era un turn all'otto, quello premeva play e di sequenza poteva succedere qualsiasi cosa. Erano veramente dei pionieri. Poi diciamo nasceva come multitraccia, anche se era un singolo. Tu c'avevi comunque 16 tracce. Sì, c'avevi 16 tracce, canali. 16 canali MIDI. MIDI, dove ognuno potevi mettere e impostare il volume, la nota e il vibrato e, sì, la distorsione, e dagli il comando e la distorsione e dagli, vabbè, no, la distorsione è un'altra cosa, dagli, no, vabbè, quello non si chiama distorsione, è la sì, scusa, era il pitch, il pitch, ecco. Mi viene in inglese a me, sì, infatti, e soprattutto il suono, cioè gli dicevi voglio quel suono di quel banco, poi volendo tu da PC dicevi voglio quell'altro suono di quell'altro adesso banco. Andrea mi manderà a quel paese. Claudio Baglioni negli anni 80 fece un tour che si chiamava Solo, dove c'era lui tipo con 12 tastiere MIDI. Sì, me lo ricordo. E fu tra gli italiani, fu, ma se non sbaglio pure Phil Collins, cioè pure, mi sembra che pure loro fecero tanti qualcosa e del poi genere. Venivano fuori personaggi tipo Nick Kershaw, che faceva tutto da solo, era fantastico, cioè personaggi. Sì, ma lì il problema, il MIDI ha aperto la musica, sì, la musica Kraftwerk tra i primissimi. Poi per esempio Luca Carboni, sì, tutto MIDI era. Sì, ma poi la cosa era che più si espandevano le tracce, perché tu dici 16, poi sono diventate infinite, perché sì, in realtà il MIDI pesava pochissimo. Cioè ci stanno dischi dei venditti fatti tutti col MIDI, sì, per sì, esempio. No, cioè risparmiava un sacco di soldi. Il limite era la contemporaneità dei suoni che diciamo una tastiera o comunque un processore, certo, musicale poteva fare. E, te le e quindi lì, 70, lì dovevi fare lo stack praticamente, certo, di. Vai. Usavo l'Amiga 2000 come campionatore e con la Korg M1 aggiungevo degli accompagnamenti con dei suoni insomma un pochino più credibili. Era il 1988, a quel tempo facevo delle sigle era per una TV nato locale e magari qualche tutto pisano faceva, si ricorda. Vedi, faceva le sigle per la TV locale. Capito? Questa.
Comunque per l'epoca faceva delle cose assurde. E qui torniamo veramente indietro nel tempo, quando esisteva ancora il Pisa Sporting Club con il presidente Romeo Anconetani. E questa era una trasmissione che diventò abbastanza famosa in tutta la Toscana. Parliamo con Romeo, condotta da Massimo Marini. E io ero un ragazzino, ma ero già entrato dentro a questo mondo e mi divertivo a fare queste sigle. Faceva pure questo, l'animazione, credo. Certo. Che è fatta con l'Amiga 2000, con un programma che si chiama Caligari. La musica invece è fatta con l'Amiga 2000 LM1 più un'altra tastiera che ancora non ho capito bene cosa era. Mi piacerebbe restaurare questo brano, ma oggi l'M1 non ce l'ho più. Ho una Korg T3 che solo se ci viene a trovare, però. Certo. Presi molti anni dopo, convinto che la T3 avesse gli stessi suoni dell'M1, invece più no, tutta un'altra serie di suoni, più memoria, più eccetera. Ma non era esattamente così, e alla fine gli anni sono volati e non l'ho mai usata. Tanto che l'avevo presa e tolta di mezzo perché ha anche dei problemi che ora andremo a vedere. E poi mi sono chiesto, ma magari riesco a infilarci dentro tutti i preset dell'M1 e farla funzionare come l'M1. Lo vedremo durante questo video, ma prima di fare qualsiasi cosa, questa va rimessa in funzione. Cosa è che non funziona? Praticamente non funziona più nulla. Cioè, la tastiera va, però ha perso tutti i settaggi. Cioè, su tutti i setup c'è init piano, init prog, init prog. Anzi, no, non va neanche avanti. Sì, init prog, init prog. E poi, oltretutto, qua giù, vedete, non si accende più il display. È morto, è spento proprio. Non si vede più nulla assolutamente. Anche questo niente, non fa nessun effetto. È completamente sprogrammata, ma per quello non è un problema. Va smontata, bisogna cambiare la batteria tampone e riprogrammarla completamente. Ma che sei scemo? Per riprogrammarla e utilizzare un floppy disk che si infila qua. Perché questa ha anche i floppy disk. Oppure si può utilizzare l'interfaccia MIDI con il sistema esclusivo e mandargli dal computer dentro tutti i setup. È molto più facile col dischetto. Si infila dentro, si va qua giù il disk, si fa load, si carica il dischetto e questa ritorna praticamente perfetta. E quindi la smonto e vediamo dentro com'è fatta. Ole! Boia! Ma cosa mi metto? Cacciavidi di merda! Cose che non mi competono. Io non ci capisco un cazzo. Ma credo che tutti i contatti siano questi qua giù, se sono da pulire non credo, ma sono da pulire proprio i tasti. E poi abbiamo anche una barra dell'aftertouch, nel senso che te quando premi il ta-dum, e poi continui a premere il tasto e la tastiera fa... Non so se ho reso l'idea. Una ossa son sicuro, che la batteria da cambiare è questa. Tutto il resto sarà meglio che vada a vedere un attimo. Io ho una Roland 56 che non riesco ad aggiustare. Perché, perché praticamente non, ma non è una cosa elettronica, è una cosa fisica. E lui pure le cose fisiche. Si sono rotti, hai visto la, diciamo, dove premi il tasto, sotto c'è una gomma, e la gomma preme il senso, cioè, diciamo, l'interruttore, che quella era pure, non era pesata, però era comunque dinamica. E mi si sono bucati. Cristo. Quello non credo ci sia modo di cambiare tappetino, ma il tappetino della Roland 56 magari lo fa lui in 3D. Bisogna trovare qualcuno che te la fa, penso, perché torno, ritorno subito. Mi sono andato a leggere il service manual per capire a cosa servono tutte le schede che sono dentro la tastiera, perché ce n'è una che non mi quadra un granché, che sarebbe questa scheda qui, la scheda della RAM, sarebbe questa scheda qui sopra di me, e vedete qua giù ci sono questi chip di memoria saldati, in teoria non ci dovrebbero essere. La scheda dovrebbe essere fatta così, con questi 8 chip di memoria, e qui dovrebbe essere vuota, perché la mia è una T3 normale, e invece come vedete nella mia tastiera ci sono questi chip di memoria in più. Ovvero monta questa scheda RAM, che è la scheda della Korg T3 EX, una versione che può caricare i dati PCM dal floppy disk e inserirli appunto in questi chip di memoria aggiuntivi. Quindi se ho ragione, la mia è una Korg T3 EX, non una T3 normale, cioè sarebbe veramente culo, ma andiamo avanti. Ma non c'è scritto X, però mi si è cancellato. Vi faccio vedere anche il resto delle schede. Questa è la scheda degli ingressi e delle uscite, che sarebbe questa qua giù. Questa invece è la scheda madre, che sarebbe proprio il computer vero e proprio che è dentro la tastiera. Questa invece è la scheda del pannello frontale, dove ci sono sopra tutti i tasti, e qui in mezzo trova posto il display che non funziona. Questo qua giù va riparato. E naturalmente poi c'è anche la scheda dell'alimentatore, che come potete vedere non si vede perché è nascosta sotto a queste schede. Certo. Quindi dovrei avere una Korg T3 EX e quindi inizio dalla riparazione del display. E allora bisogna togliere questa qua. Prima di toccare le schede bisogna sempre toccare
toccare la massa. La massa. Un pazzo totale. Psicopatico. Comunque, questa è la scheda che regola l'aftertouch, a quanto pare. E questa qua giù sotto dovrebbe essere la barra dell'aftertouch. Io pure, perché fa tutte le cose che vorrei fare ma non farei mai. E qua giù ci sono delle resistenze belle abbrustolite. Io purtroppo c'ho un problema. Non funziona, no, non si tocca nulla. Io ho un limite con questa roba qua. Non ci siamo calcola ancora. Che per la scuola bisogna togliere anche tutta sta parte di qua. A me quella roba non mi ha mai appassionato. Non... E anche questa scheda è venuta via. Non riesco a saldare bene, c'ho problemi. Io penso che invece... Da stronzo e da cose che non ho mai studiato, cose, dopo vedo com'è me che montavo si fa e mi saldavo i droni da solo. Quindi allora, per a questo punto sistemo il display. Per far volare una cosa penso che è un po' più difficile, no? Quindi facevo cose che non so come facevo. Cambio la batteria tampone, gli do una bella pulitina a tutto, la rimonto, vediamo se il display si accende e se si accende tutto, perché più di così non la smonto. Che cazzo si mette sugli occhi? La faremma maledetta della faremma. Che è successo? È stata da corrente? No, mi sa che è scoppiato qualcosa, è stato spac. Ma perché? Se anche l'allarme poi ora parte. Ho fatto saltare la corrente. Tu non ci vedo. Di dove esco io di qui? Aspetta un po', qui c'è una lampadina, questa telecamera mi sembra? Sì. Salve, ora vado a ricollegare la corrente. Che stupido, che sciocco. Vediamo come riparare la luce dietro al display. Questo display luce è retroilluminato a LED. Qui dietro c'è una luce elettroluminescente. Oddio, come questa qui, che sembra quasi un foglio di carta. Ma in effetti sono due elettrodi, uno qui dietro e uno davanti trasparente, dove in mezzo è stato spalmato del fosforo. Applicandogli una tensione di 400 volt alternati, si riesce ad accendere. Questa va infilata tra il display e il circuito stampato, senza smontare il display, perché se si smonta il display, si rovina, lo buttate via. Quindi bisogna dissaldare questa qui che c'è. E tirarla fuori come se fosse facile. Hai visto che ha fatto? L'hai visto? Sì, ho visto. Sì, però non ho capito che. No, guarda, però. Via. Quindi bisogna dissaldare questa qui che c'è. Già l'ha aggiustato. Già ci fa quello che cazzo gli pare, capito? Ah, ok. Con un display dove ci appaiono solo, certo, i numeri. Lui già ha fatto. Ha fatto qualsiasi. Ha fatto cosa. Un videoclip dentro. Certo. E tirarla fuori. Come se fosse facile, capito? Però non è che questa basta tirarla e viene via, eh? Ci sarà incollata? Magari gli do una spintina dalla parte di qua. C'è sicuramente incollata sotto. O se riesco a fare il disastro letale così distruggo tutto. È incollato, non ci verrà mai via. È proprio incollato, qua, nel mezzo proprio. Secondo me rovino tutto. Lo rovino di sicuro proprio. Anche perché se vado a toccare gli zebra pattern che sono qui, butto via il display. Ora rompo anche i terminali qui. Lo provo a scaldare col fono. Guarda. Ma è già aggiustato però. Eccolo, figlio d'un cane. Credo di non aver rotto niente, ma non sono sicuro, perché se con la lametta qua sotto sono andato ad incicciare i contatti fatti a zebra, do la colpa a Causa la Leggenda. È colpa di Causa la Leggenda. Allora, io l'ho preso di un colore giallo arancione, perché mi ricordo che comunque il colore del display è questo qui. Ce lo andiamo ad infilare sotto. Ma io non lo sapevo così. Che erano fatti così, porca troia. Ma cazzo fa a saperlo? Tu lo sapevi? Che cosa? Che c'era il foglio di fosforo. Il display dovrebbe essere a posto. Sì, che c'è LED. Sistemata che queste saldature che l'avevo incicciate. Ma quello sì, ma il fosforo. Se questo coso si accende. E se raduna e se fa forma le lettere. A dire la verità, no, genera tutto un altro tipo, ma non ce ne frega una sega, si prova lo stesso. Vediamo tutta la luce. Il bottino di tua madre. Quante luci ci sono accese? Ancora. Ecco. Ancora questa luce. Ah, sì, si accende. No, è la luce quella, le lettere funzionava. Però dopo sotto c'è stato armato le fosfore. Cristalli liquidi, no, quello è il fosfore. L'amore di Dio, basta accende una luce, è quello che si illumina. Nulla, eh. Proprio, proprio, poco, poco, poco si accende. Però si accende, guarda canzo. Si accende, che canzo. È un foglio di carta praticamente, è un foglio di carta che si accende. Mi aspettavo che non funzionasse per niente. Magari ho distrutto il display per niente. Chi lo sa? Nel tiro più lungo.
l'ho quasi rimontata tutta, potrei anche tagliarlo questo pezzo, ma mi sono avanzate due viti. Perché? Cosa ho sbagliato? Queste sono le viti del coperchio. Queste tre qui invece sono quelle della RAM che vanno qua giù. E queste due mi toccherà andare a vedere il montaggio del video. Dov'è che ho smontato la tastiera? In che punto l'ho smontata? Allora, qui levo questa e sono tre vitine che vanno via. Qui tolgo questa qua. Ah, guarda dove ho sbagliato. Sono queste due qui che sono avanzate. Le ho scambiate con altre due. E vanno sulla mainboard. Una in questo punto qui e una in questo punto. Ah, vedi, si era fatto il video mentre la smontava. Ha capito, certo. Tramite il replay del video ha fatto il bar. Capito? Qua, ok, vai, ok. Posso tornare giù e procedere? Ah! Comunque lui ha nominato Chaos la leggenda, che sono altri che fanno video. Sì, 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 che gli da, se scambiano le cose. Ah, vedi. Ok, l'ho rimontata. Ora vediamo se funziona. Si prova subito ad accendere. Però Chaos la leggenda è lo zozzone. Va un cazzo qua prima. Eh? Rispetto a lui è uno zozzone proprio, cioè tipo quelli indiani di prima. No, no, ma... Speriamo che non vedrà mai questo video. Play funziona, per fortuna non l'ho rotto, però non si sente più una sega, nulla. No, non ho collegato il controllo di volume. Ne combino una giusta, non ne combino una giusta. Leviamo tutte le luci. C'è troppa luce qui in studio, però è acceso. Uffa, quante cazzo di lampade c'è? Prendiamo anche questa e queste di va. Ok, è acceso. Maledizione, c'è troppa luce nello studio, per quello che non si vede un cappero. Dai. Ora funziona anche il display. Ok, la devo rismontare, non ho collegato il controllo del volume. Ora funziona. Comunque ci devo caricare dentro ancora tutti i preset. E per questo mi sono preparato questi dischi. Questo blu è quello originale della serie T, mentre questi due qua giù sono uno la copia di questo e uno invece contiene tutte le patch, i suoni e i campionamenti dell'M1. Intanto proviamo con questo qui. Non si riscono il floppy. Andiamo su disk, carica tutti i dati, load, yes! Sta leggendo dal dischetto, sta caricando campionamenti, dovrebbe aver caricato tutto. Ok, andiamo su combi, Cosmic Rain, vieni così, Piano Heaven, ci sono tutti i Jazz Band, sentiamo un po', Piano Heaven. Piano è stato usato un milione di dischi. Funziona! Sentiamo un pochino questo, se va. Funziona anche questo. Sentite l'aftertouch come fa, eh? Io premo. Se ora premo ancora. C'è la dinamica così. Che figata sarà. Quindi come funziona questo fatto dei dischetti? Questo video è nato proprio per quello, perché ho trovato tutta la libreria intera da scrivere sui dischetti, compresi tutti i suoni dell'M1, tutti i campionamenti che sono usciti anche per la serie T, tutto. Quindi con uno di questi dischetti io ora posso far diventare la T3 l'M1. Sul secondo canale di MVV Blog ho messo un video dove spiego come fare questi dischetti e dove vi potete scaricare tutta la libreria e tutti i programmi per farlo. E mentre che lo installa mi grattolo. Molti preset dell'M1 non corrispondono ai preset della T3. Ad esempio sulla posizione 0 sull'M1 c'è Universe e sulla T3 c'è Aeroglide e così via. È vero, e questo schermo, fino ad ora mi ha impedito di ricreare le canzoni che avevo fatto con l'Amiga 2000 e l'M1, ma ora posso riprogrammare la T3 con i preset dell'M1. Quindi infiliamo il disco dell'M1 nel disk drive, si va su disk, carica tutto quanto. Ok, sta leggendo dal dischetto, completato. E lui ha sculato. E ora se io vado su Prog A, abbiamo Universe, il suono più famoso dell'M1. Per questo ci hanno fatto un milione di... Perché ha fatto il giro della canzone del sole? A questo punto mi rimane solo una cosa da fare, provare a collegarla all'Amiga 2000 e utilizzarla come se fosse l'M1. Sull'Amiga 2000 ci dovrei avere ancora tutti i programmi che usavo. Ci dovrei avere, cioè lui ce l'ha pronta. Io utilizzavo il sequencer dell'M1. Questo c'è una casa solo per sta roba, otto diversi strumenti, ma per il mouse, per il mouse, in modo da comportante solo. C'è una vita oltre che mi salvavo queste impostazioni dentro un programma che era M1 X Editor, cioè le impostazioni per ogni musica. Guardate dove c'è il microfono da Rod, sai perché? Dice, allora a me mi fa schifo, io vorrei quello archetto classico collegato col filo, dice però me sono dovuto adeguare per forza, vabbè però me lo metto in capoccia e uso il microfono di merda comunque ci metto.
che facevo del sequencer dell'M1. Bisogna vedere se i dati che escono da qua vengono interpretati in modo giusto dalla T3. Un lavagliere normale, questo programma, poi facevo proprio le canzoni. Mi piace quello, e ci dovrebbe essere ancora la sigla di Parliamo con Romeo. Eccola, Parliamo con Romeo. Non c'ho l'amplificatore acceso. Tu mamma. Play. E vabbè, l'Amiga faceva soltanto questo suonino e poi tutto il resto è fatto con l'M1. C'è anche un'altra canzone che volevo risistemare, che sarebbe questa. It's the beginning of a new and excitingly different story. E qui i suoni dell'Amiga erano molto più presenti, infatti se la faccio partire. It's the beginning of a new and excitingly different story. Qui rosato sto programma. E qua giù però c'è tutto il pezzo anche con l'M1, sì. Sta continuando ad andare il campionamento. Sì, non si ferma. Comunque non utilizzavo solo l'M1, utilizzavo anche un'altra tastierina della Casio e la usavo per questo suono. Che poi questo non è lo stesso suono della Play 1. Quando accendi. Assomiglia, sì. Con i miei amici siamo riusciti a capire qual era da questo fotogramma. Era una Casio 230S. Bella, e quindi Madonna. Con l'emulatore sono riuscito a ricreare lo stesso suono identico. Bella cazzo. Questo è un genio. Ah, di buono, picchiato una testata. Buono. Questa è la mansarda. Allora, il mansarda che ha 230 computer. Ma avete visto che c'ha? Sui tavoli. Con questo mixer audio, il mixer audio è collegato con questo amplificatore, l'amplificatore è collegato con questo coso che video registra, e così qualsiasi puttanata che succede la vedrete. A questo punto proviamo a vedere se riesco a mandare dentro la T3 le impostazioni che mandavo dentro l'M1. Carica le sequenze, musica bellina, MT32, Marco, boh, chi lo sa. Ma quello che è un post. Tanto per fare una prova. Dunque, di qua il sistema esclusivo dovrebbe essere acceso. Manda le sequenze dentro. Vediamo che succede. Esclusive, dump, receiving. Ha ricevuto qualcosa. Andiamo un po' a vedere. Non c'è dubbio. Ma come è, dov'è la lampadina del cazzo? Qualcosa ha caricato. Un'oasi! Le ha caricate! L'ha caricate! Sì che l'ha caricate! Non ci credo! Ragazzi, ha funzionato! Posso caricare la roba dell'M1 dentro la T3. In teoria, se do play sull'Amiga, parte sia la T3 che l'Amiga. Sentiamo un po' cosa succede. What we're gonna do here is go way back. Non ci credo, va! Ferma! Non ci posso credere. Era da quando andavo a scuola che non ricollegavo sta roba. Non l'ho mai più sentita in funzione da quei tempi lì. Non ci posso credere, funziona. Ok, allora a questo punto parliamo con Romeo. Vediamo se si riesce a ricreare quella canzone lì. Vediamo un po', un oasi video. Romeo, eccolo qui. Romeo, parliamo con Romeo. È questa. Quindi vediamo un po' qua giù, load. Parliamo con Romeo. E play. Com'è contento, ragazzi, un pezzo di storia della TV locale pisana. Credo che sia dal 1990 che questa canzone io non l'ho mai più sentita. Era rimasta soltanto la registrazione su un vecchissimo VHS che si sentiva malissimo. Togliamo un secondo l'audio dell'Amiga e sentiamo l'audio solo della T3. E ora posso mettere tutto insieme e restauro la sigla. Allora, ho messo tutti i pezzi insieme. Qui ovviamente abbiamo tutta la parte video che ho risistemato. Ha risistemato pure la parte video, guarda. Psicopatia. Con Premiere. Cioè, mo ha rifatto tutta la roba 3D, l'ha rimessa a posto? Perché c'erano tutti degli artefatti, insomma, era un po'. Non ci credo che si è messa a pulire tutto, non è vero. After Effects tu. Casino, perché è un VHS. E dalla parte di qua ho sistemato tutto l'audio sul video. La parte della Korg T3, il pezzo fatto con la Casio e questo qui è l'Amiga. Però io sulle uscite dell'Amiga avevo collegato un effetto eco, che era questo qui, l'SR60 della Pioneer. E quindi l'ho dovuto ricreare con questo plugin, che ne simula alla perfezione l'effetto perché funziona proprio alla stessa maniera. Quindi a questo punto non mi rimane che dare play. We'll be right back.
Pensa al presidente del Pisa che tutte le domeniche doveva andare un po' dopo a parlare a sta trasmissione. Magari la gente gli bestemmiava contro, lui chiamavano. Nigiotti sarà sicuramente il padre del cantante, perché sono pure lui di Pisa. Comunque guarda che tutta sta animazione 3D è impressionante a quell'epoca. Per l'epoca sì. Marco Valleggi, grafica e musica, tutto. Certo. E quanti soldi gli davano? E siamo arrivati in fondo anche a questo video. Sono le 3 di mattina di domenica. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ringrazio di aver visto questa maratona su come ho rimesso insieme l'impianto. Guarda, che utilizzavo ai tempi della scuola. E per farlo ho trasformato la Korg T3 in una Korg M1. Vi ricordo di andare a vedere il video sul secondo canale dove spiego come ho fatto quando, a fare i dischetti per la Korg. Mentre questo video finisce qui, io vi ringrazio. Ma tu sei un genio. Tu sei un genio e noi ti dobbiamo conoscere, lo dobbiamo invitare. È un grande, io lo stimo un botto. Secondo me qualcosa che abbiamo in studio che non usiamo più, dove dobbiamo andare. Beh, certo. E lui ci fa un video, capito?